mi arriva un segnale dalla regista. Sta prendendo un video. Buongiorno, siamo negli studi di Metro Napoli Web TV per un nuovo appuntamento. L'argomento di oggi è la videosorveglianza. Approfondiremo l'argomento attraverso una visita presso la centrale operativa dei Carabinieri e quella della Questura, accompagnati dal prefetto Malvano. Inoltre trarremo le conclusioni di questo nostro viaggio con il dottor Del Gaudio della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Quartieri a rischio, i quartieri spagnoli, non ci sono le telecamere. Perché, secondo lei? Perché le tolgono. Comincerei chiedendo al dottor De Gaudio, il nostro cortese ospite, un suo giudizio su questi nuovi sistemi di videosorveglianza. È evidente che un sistema di videosorveglianza può essere estremamente utile per quanto riguarda alcuni tipi di indagine che vengono effettuati dalla Direzione Distrettuale Antimafia per una pluralità di obiettivi. Uno di questi può essere evidentemente quello di scoprire gli autori di fatti di sangue e di fatto sono stati spesso impiegati con decreto di acquisizione del pubblico ministero i fotogrammi che riprendono evidentemente delle fasi salienti o anche secondarie della commissione di fatti di sangue che però consentono agli investigatori poi di sviluppare una traccia rilevante per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti coinvolti. Siamo stati in questura, abbiamo visitato la loro sala operativa, una sala operativa tecnologicamente molto avanzata. Ragazzi, andiamo? Ci stiamo aspettando davanti al bar. Una puntata sulla videosorveglianza significa fare un po', come dire, il punto su tutto il lavoro che la provincia di Napoli ha messo in campo nella realizzazione di sistemi di videosorveglianza destinati prevalentemente alla sicurezza primaria. Il sistema della videosorveglianza è un sistema semplice e complesso al tempo stesso. Si è trattato di mettere attorno al tavolo, ma non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto la prefettura, una serie di istituzioni deputate al controllo della sicurezza. Grazie ai fondi che il Consiglio provinciale aveva messo, a noi è stato affidato l'incarico di realizzare questi sistemi. Polizia? C'è un giovane molto qui fuori, ha un atteggiamento, insomma, se mi mandate qualcuno ci... Sì, questo giovanotto come è vestito? Ha un giubbino play e un spazzatore in jeans. Allora, qui siamo alla sala operativa di Questura di Napoli, che è dotata di diversi sistemi di videosorveglianza che operano sia sulla città di Napoli che nella provincia. Sulla città di Napoli abbiamo due sistemi di videosorveglianza con vettori ottici che operano sulla zona Vomero-Mergellina e Vomero-Alto, che coprono tutta questa fascia di città dal basso fino all'alto. L'amministrazione provinciale da moltissimi anni ha cominciato questa battaglia nel contribuire con le forze dell'ordine proprio nella battaglia, nella lotta quotidiana contro il crimine. Prefetto Malvano, la provincia ha investito molto in questo settore. Che cosa ha fatto e che cosa intende fare? Ma guardi, ha investito, e non solo la provincia, diciamo che negli ultimi anni gli enti locali stanno impegnando notevoli risorse per sostenere il Ministero dell'Interno e le forze di polizia per quanto riguarda l'adozione di questi sistemi. Assolve la videosorveglianza a due funzioni, sia quello del controllo del territorio che quello repressivo di cui parlava prima il dottore Del Gaudio. Allora Nibiotto, sollecitamente Nibio, avviciniamo la piazza Carlo III, nota anonima, piazza Carlo III. Presso l'istituto scolastico c'è una persona vestita con giubbino blu, jeans, a bordo di scooter con fare sospetto, potrebbe perpetrare qualche rapina.
Ricevuto Nibbio 8? Ricevuto. Di chi è che soffrisce di questi sistemi, oltre le forze di polizia? Noi come diciamo, polizia di Stato, carabinieri, e diciamo, come sala operativa principale, quella di San Giorgio Chiamano della polizia municipale. Ma ogni polizia urbana? E anche ogni polizia urbana delle singole comuni interessati hanno la possibilità di interoperare. Presa qua. E poi è un esempio di una rapina che è stata perpetrata in via Zerosauro. E le telecamere hanno inquadrato la rapina, cioè il rapinatore che ha rapinato una signora, poi è risalito sulla moto ed è scappato via, e grazie ai lettori ottici poi si è risaliti alla targa, quindi all'intestatario, poi da un'attività investigativa si è arrivati all'identificazione dei due autori e quindi poi all'arresto. Ma potete vedere che il rapinatore ha fatto la rapina, sta salendo sulla moto e scappa con il complice. C'è il lettore ottico che invece scannerizza diciamo, tutti i transiti, in qualsiasi transito viene registrato e immagazzinato come dato, e quindi si è fatto un abbinamento. Certo, allora la scuola Archimede, abbiamo fatto solo loro all'esterno dove i ragazzi hanno lanciato sassi, si sono allontanati, non hanno annunciato nulla e al momento rimettiamo normale il servizio. Quindi Ponticelli mi confermi nulla, né danni né cose né a persone, è così? La Questura di Napoli, così come i carabinieri, hanno beccato un bel po' di furfanti alle prese con rapine o scippi grazie alle nostre telecamere. Ma la cosa più interessante è che possono monitorare costantemente anche dei punti della provincia che riteniamo, o meglio che loro stessi hanno ritenuto essere le strade più a rischio a livello ambientale. Controllatemi questa autovettura, è una Delta Sierra 543 Zulu Victor, è una Brava, me la ricontrollate? C'è un allarme di videosorveglianza. Sì, Castello, fate un controllo accurato degli occupanti. Abbiamo fatto una statistica, i carabinieri di Napoli ricevono circa 3.300 telefonate al giorno, media. Questi siti sono stati scelti per il tramite di tavoli tecnici che sono stati, devo dire, ben indirizzati dalla provincia, nel senso che uno studio fatto tra tecnici della provincia e chiaramente rappresentanti delle forze dell'ordine. Certamente quando dirigevo la squadra mobile di Napoli negli anni 80 eravamo veramente dei pionieri. Ricordo l'intercettazione che si faceva tra persone presenti, veniva fatto con dei microfonini, ma all'interno della giacca avevamo dei registratori così grandi. Quindi la buona volontà, la capacità e la passione di chi lavorava allora consentiva risultati. Certamente le tecnologie sofisticatissime di adesso riescono a far produrre in tempi più brevi risultati, anche se bisogna dire che per la criminalità si è evoluta. La criminalità di 20 anni fa, di 30 anni fa non era così preparata e attrezzata come quella attuale. Utilizziamo un po' per tutto, la rapina, l'omicidio, una macchina in fuga, i lettori ottici comunque hanno questa funzione. Nel momento in cui inseriamo una targa al lettore ottico e poi ce la segnala, ci dà un allarme, è evidente che poi serve anche per ricostruire un episodio delittuoso che spesso comunque viene refertato all'autorità giudiziaria.
Sì, allora lo portate in caserma, fate un controllo più accurato del soggetto. Ha ricevuto, Castello? Noi assistiamo spesso ad alcuni territori in cui è già difficile per la polizia giudiziaria entrare senza nel territorio del quartiere o del paese senza essere segnalati dalla criminalità organizzata. Figuriamoci installare una videocamera che ha bisogno dell'alimentazione, che ha bisogno, diciamo, di non essere particolarmente visibile. Numerosi sono gli arresti che vengono fatti, a volte sono stati utilizzati anche come elemento di riscontro probante anche la registrazione, quindi non soltanto la nostra singola pattuglia che vede, passa e quindi interviene in flagranza di reato, ma noi interveniamo anche poi eventualmente rivedendo le immagini che possono essere di interesse per questa problematica. In effetti il gap che vi è attualmente fra la criminalità organizzata e le forze dell'ordine è ancora sensibile, perché purtroppo la criminalità organizzata non ha limiti di spesa. I grossi latitanti, i grossi soggetti che hanno capacità di spesa notevole perché alimentano le proprie casse da attività delittuose, hanno una dotazione tecnologica da fare invidia a, ovviamente, la polizia giudiziaria. Quindi una partita a scacchi che si gioca fra la criminalità organizzata e le forze dell'ordine sulla possibilità che di volta in volta si insegua un determinato risultato attraverso un ritrovato tecnologico magari più avanzato. Abbiamo notato che già l'installazione, la semplice installazione della telecamera a livello preventivo dà ottimi risultati. La telecamera ben visibile, in posizione alta, dove non si può danneggiare, non c'è dubbio. A confortare quello che dice il dottore Gilgaudio, ricordo che nel 1983-84 abbiamo arrestato un grossissimo abitante, il quale aveva in una stanza del suo appartamento uno schieramento di monitor che riprendevano tutte le strade che a distanza di 100 metri portavano a casa sua. Oggi devo dire che i risultati si vedono, sono concreti, la macchina non soltanto efficiente ma anche efficace, e quindi sicuramente per il futuro questo sistema verrà ulteriormente perfezionato. Questo nostro itinerario nella videosorveglianza è stato abbastanza indicativo, credo, per i nostri telespettatori. Abbiamo avuto la possibilità di vedere direttamente sul campo gli uomini delle forze dell'ordine operare. Abbiamo potuto così constatare le difficoltà che loro incontrano e anche come la città viene, ma non solo la città, potrei dire la provincia, viene controllata attualmente dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. È stato molto interessante quello di far incontrare, diciamo, un grande fratello che eravamo noi con la nostra web, con invece una serie di apparati che fanno invece da grande fratello sulle strade. Quindi noi in realtà con questo servizio porteremo all'esterno ciò che può percepire un cittadino attraverso un nostro occhio che è la web TV. Questo mi è parso l'incontro di due momenti tecnologici a cui abbiamo lavorato fortemente, che messi insieme hanno prodotto vari occhi fino ad arrivare al cittadino. Salvatore, lei è un tassista, lei che gira tanto, qual è la zona che ritiene più a rischio? Ma diciamo che Napoli è tutto a rischio e niente a rischio. Cioè, se lei dovesse mettere lei di sua iniziativa alla telecamera, dove la proponete? Secondo me tutta Napoli. Tutta Napoli? Tutta Napoli, per il semplice fatto di essere più sicuri noi cittadini.